ma voglio dire, tu devi avere la concentrazione massima, anche perché non ci dimentichiamo che noi avevamo due rigori di vantaggio, se bastava segnarne uno la partita era chiusa. Oggi parlavamo di tutt'altra cosa e tu vai lì, non accetti il discorso che si è impaurito, l'ha stretto o meno, no, non l'accetto. Tu sei un calciatore di una nazionale, devi andare lì, devi chiudere, diciamo, la mente a tutto quello che è, devi partire, devi prima cosa centrare la porta, perché parliamoci chiaro, un rigore, già un rigore parato si definisce un rigore sbagliato, poi si può considerare che prendi un palo, ma se poi lo butti fuori hai fatto proprio una affrontata. Sì, no, su questo diciamo c'è un diverso punto di vista, io la capisco la tua osservazione. Il mio punto di vista è che sono uomini in uno stadio con decine di migliaia di persone che urlano e strepitano, e quindi non si può chiedere, sì hai ragione, ma fino a un certo punto, forse anche un po', cioè quello sarebbe stato il rigore decisivo, quindi il peso era decisamente moltiplicato. Comunque voglio dire, visto che questa mattina l'hai dedicata appunto all'opinione e al calcio, perché come mi dici stai riportando anche delle cose lette un po' su Facebook, anzi scambiate su Facebook, io volevo sapere invece qual era più o meno l'orientamento dei frequentatori della tua edicola, che cosa si dice a commento, visto che la mattina ci sono appunto lettori che vanno in edicola proprio per commentare più che per acquistare il giornale. Assolutamente sì, qua oramai la mattina, vabbè, il calcio qua si vive, si tocca con mano. Guarda, sono tutti molto, cioè, delusi per come è andata a finire, però devo dire la verità, molti sono contentissimi di aver visto comunque un gruppo di persone, i calciatori, che possono dare la speranza, non so, fra due anni per i mondiali, per poter realmente costruire una squadra nuova, giovane, con altre idee, con altri modi. Diciamo che ci sono tutte e due le considerazioni. Ripeto, il dispiacere e la mare in bocca ce l'abbiamo tutti, è inutile, perché proprio per il modo con cui siamo usciti, forse se avessimo perso 2-3-0, 2-3-1, ci stavamo tutti zitti, la Germania è più forte e via, è chiusa la partita. Però purtroppo è il modo proprio per cui è andata che ha lasciato un po' la mare in bocca a tutti. Però c'è la fiducia che questa squadra così. E ti dirò di più, guarda, la stragrande maggioranza delle persone non ha idea di come abbia apprezzato le dichiarazioni di Buffon, di Barzagli, quei gobbi juventini, che praticamente, ma devo dire la verità, guarda, anche a me hanno emozionato, ma sai perché? Perché effettivamente loro come persone che il calcio oramai mondiale, internazionale, noi parliamo di altri livelli, veramente livelli mondiali, lo hanno vissuto in tutte le forme, sono quelli lì che si sono emozionati più di tutti, sono quelli che ci hanno pianto, forse proprio perché magari si mangiavano le mani e dicevano guarda come dobbiamo uscire, è colpa di questi due, molto probabilmente in cuor loro. Però devo dire che non è una cosa che veramente hanno apprezzato tutti, è una cosa che ha colpito. Lo vedi, appunto, Buffon, grande, grande, veramente grande. Io non credo alle lacrime del chiacchieratissimo Buffon, anzi devo dire che vabbè, lasciamo perdere, ma insomma c'è questo lato umano appunto che fa parte del calcio e giustamente quelle sono lacrime fuori partita, però c'è chi invece l'emozione e le difficoltà le tira fuori nel momento del gioco, e questo chiaramente va preso tutto, del resto è fatto anche di queste cose lo sport. No, io ti volevo fare un... Possiamo giusto giustificarla per, come dire, una poca esperienza internazionale. Sì, è vero. Quindi questo non si può. Perché no. i veri campioni sono proprio come Buffon e cose, che alla fine, nonostante tanti anni, che magari la vorrebbero pure abbandonare la nazionale per raggiunti di medietà, cioè ci piangono, hanno dolore per aver perso questa partita. Che bello.
Beh, vabbè, però allora la cattiveria la dico tutta. Buffon non può parlare perché da portiere sui rigori è sempre una posizione, diciamo così, secondaria. Cioè, se lo pari sei un eroe, ma se entra non hai fatto nulla di male. La responsabilità è sempre in capo a chi tira, e quindi questo aumenta. Vabbè, al di là di questo, no, la domanda che volevo farti era sulla Francia. Questo percorso di questa squadra, secondo te è meritato o è soltanto in relazione al fatto che ospita questa grande kermesse calcistica? No, secondo me no, è meritato, cioè, almeno ieri si è visto, oddio, ha giocato contro l'Islanda, si può parlare magari, se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo, si può parlare di gironi, sono stati, come viene organizzato i gironi, perché lì la cosa, ecco, nel nostro girone Germania, Spagna, Italia, a chi altro ci deve mettere qui? Stavano tutti lì, certo. La Francia era finita lì, su questo sì, c'è da dire, da pensare, da malpensare magari, però che la Francia comunque sul campo è scesa in campo nei primi 45 minuti, già ha segnato 4 gol, che c'è da dire? Calcisticamente c'è da stare zitti, non si può dire nulla, ti ripeto, è l'unica cosa, ma bisogna vedere contro la Germania come va a finire. Però oddio, se i valori in campo sono quelli, è una bella partita effettivamente, perché secondo me la Germania farà tutto un altro tipo di gioco che ha fatto contro l'Italia, molto probabilmente farà come noi abbiamo fatto con la Spagna, certo, e speriamo, certo, bene. Certo, Aldo, sei sempre una miniera di informazioni e di notizie, quindi non posso non chiederti, visto che l'altra settimana abbiamo affrontato un focus su Roma e sui primi passi falsi della neosindaca, la Raggi, volevo appunto capire come sta andando lì con l'inizio di questa seconda legislatura di De Magistris. Ma guarda, dalle ultime notizie, insomma, a parte che ha confermato tutta la giunta, già te l'ho visto, però è chiaramente ancora si deve insediare il consiglio comunale, devono giurare, devono fare la prassi burocratica per poi dare seguito alle cose, però diciamo che comunque i lavori procedono, insomma, gli impegni presi, comunque si continua a lavorare. Solo, ripeto, ci vuole l'ufficialità di tutto, perché tu lo sai che purtroppo il consiglio si deve riunire, deve consolidare la giunta, insomma tutte queste cose, è la prassi, solo che quando si muovono, però, perché qua, voglio dire, in tutte le città c'è da fare come c'è da fare qui a Napoli. Bene Aldo, ti ringraziamo allora di questa testimonianza. Visto che oggi appunto ti sei un po' esposto con Canè, quindi avremo davvero piacere, magari a settembre, di averlo all'inizio campionato, così possiamo fare qualche commento un po' più azzeccato, insomma, davvero professionista. Ma figurati, sì, come no, se riesco a farlo venire a parlare, come no, farebbe tanto piacere anche a me. A presto allora, e buon lavoro. Ciao Aldo, grazie, ciao. Grazie anche a te. Ciao. Smoke to start. Say yeah. Searching for a night in the spotlight, and something that you know by heart. Say yeah. You only smile through other people's lives, paying cover charges every other night. Polish up your fucking boots to a perfect shine. We'll be right back.
Texas, shrivel to the size that you are. Said, yeah. Your face is just a midnight reflection. Your eyes are always seeing stars. Yeah. You only smile through other people's lies. Paying cover charges every other night. Polish on your fucking boots to a perfect shine. Outside is when you light up the devil's smile. Hanging on a wagon you could see for miles. All the while you're wondering how it's gonna end. When all the world is staging, you're a character. Friends all flip around and then you ask for more. Everything is free until all your money is spent. Smile through other people's lives. Paying cover charges every other night. Polish up your fucking boots.